tutti i disegnatori avevano una sacca, la sacca del viandante, era anche questa una citazione del Signore degli Anelli, dove appunto gli hobbit e tutti quanti avevano questa sacca dove avevano dentro il loro cibo o anche altri oggetti magici. I nostri avevano diciamo le matite, i colori e i loro carnet. Questa sacca di particolare che è stata realizzata apposta con un marchio, un simbolo che è stato impresso con tecniche antiche, e infatti qui in mostra si può vedere quello che si chiamava, che si chiama il cliché, un cliché particolare perché è in legno. Questa sacca è stata stampata appunto con una tecnica ormai diciamo di stampa d'arte, se così si può dire. Anche i carnet sono stati realizzati ad hoc, non erano in commercio, e infatti anche si può vedere, alcuni sono stati fatti con un certo tipo di carta e altri sono state usate due tipologie di carta in base alle richieste degli autori e poi dopo realizzati ad hoc. Questi taccuini di viaggio che sono in mostra sono il risultato di una, diciamo, di un'esperienza che è accaduta a fine settembre tra Parma e Piacenza. È una cosa abbastanza rara perché i disegnatori sono arrivati da varie province, sempre diciamo tra l'Emilia, la Toscana, anche da Milano, per diciamo viaggiare in 23 castelli. È un percorso originale perché questo modo di muoversi, di stare insieme e di disegnare ha permesso di mettere insieme, tra virgolette, proprio su questi carnet che sono qui, un percorso che non è proprio così scontato o battuto, perché essendo distanti, ecco, questa è una cosa che io ero con loro, non disegnavo, ma insomma dire ero lo scudiero, la cosa che non si percepisce qui, ma non si capiva nemmeno prima, sono le distanze. Questi castelli erano lontani uno dall'altro e a volte sono anche in posti un po', diciamo, difficili, e perciò i gruppi erano quattro, di tre disegnatori, e nello stile diciamo un po' al Signore degli Anelli, era proprio come, no, la compagnia che si è ritrovata l'ultimo giorno poi a Fontanellato, ma il primo giorno ognuno era sulle sue strade, ma con ritardi, con cose dovute allo spazio. Questa è una cosa che noi abbiamo visto, ma non si può vedere nei disegni.